Stiamo per entrare in una serra high-tech e bisogna indossare dei camici. Sì, per una questione di certificazioni e per una questione di contaminazione. La prima cosa che salta all'occhio è che non c'è il terreno, ma le piante sono adagiate su questo strato di lana di roccia, in pratica è roccia fusa, dove viene inserita dentro acqua e gli elementi che servono alla pianta per vivere e per produrre pomodori. E si riesce in poco spazio a coltivare un numero importante di piante. Un ettaro di produzione di pomodori in fuorisuolo produce all'incirca come 7 ettari di una produzione classica. Coltivare pomodori di qualità in serre idroponiche per ottimizzare la produzione e rispettare l'ambiente. In questa azienda di Mantova sono 15 anni che hanno scelto di puntare sull'innovazione con tecnologie all'avanguardia che consentono di riprodurre il clima ideale per queste piante. Luci a LED al posto del sole, sensori che rilevano le condizioni climatiche e un computer che raccoglie ed elabora tutte queste informazioni. In questa coltivazione viene utilizzato all'incirca l'85-90% in meno di acqua rispetto a una coltivazione classica. Non viene sfruttato il suolo e in più ci permette di azzerare o comunque limitare tantissimo l'utilizzo di trattamenti chimici.